Magnifico rettore, autorità, colleghi, cari studenti, gentili ospiti. Sono molto lieto di poter svolgere la laudatio per il conferimento del dottorato honoris causa in scienze politiche alla dottoressa Rula Gebran. A ciò devo aggiungere la mia particolare e partecipata emozione nel prendere la parola entro la più generale cornice di inaugurazione dell'anno accademico. Ma non è certo per assegnargli più rilievo di quanto già non avesse che il conferimento del diploma dottorale si svolge in questa giornata. Esso sta infatti a significare l'attenzione che il nostro Ateneo, nelle sue diverse articolazioni amministrative e dipartimentali, e particolarmente attraverso la sua scuola di dottorato in scienze politiche, oggi qui presente in tutte le sue componenti, docenti e dottorandi, rivolge alle iniziative di studio e di ricerca, ma anche di corretta e concreta attuazione delle politiche che attengono alla parità di genere e al contrasto alla violenza esercitata sulle donne. Sono temi, questi ultimi, di cui particolarmente si è occupata la dottoressa Gebran, giornalista e scrittrice affermata e conosciuta agli addetti ai lavori e all'opinione pubblica. Con fermezza, intelligenza, determinazione e competenza, la dottoressa Gebran da anni scrive dei diritti violati delle donne e della necessità di combattere ogni forma di violenza. Ma consentitemi, prima ancora di entrare nel merito di ciò, di evidenziare come il rifiuto della violenza, che è come dire la volontà della nostra democrazia di salvaguardare la pace, sia in questo momento drammaticamente messo in discussione al confine tra Ucraina e Russia. Qui la vita di un'innumerevole quantità di persone è messa in pericolo dall'insensato ricorso alle armi, dal ricorso alla guerra che sempre deve essere rifiutata in assoluto e come riforma delle controversie internazionali. Unendomi alla dichiarazione già espressa dal magnifico rettore, credo di interpretare un sentimento comune, volgendo a questa umanità inerme di donne, uomini e bambini, il nostro pensiero e il nostro impegno di studiosi e cittadini liberi, confidando che la diplomazia riannodi i fili della pace e della democrazia e riconduca tutti alla ragionevolezza e al rispetto dei diritti di ognuno. La dottoressa Gebran è legata all'Italia da un particolare affetto. Di origini palestinesi, qui arriva nel 1993 con una borsa di studio del governo italiano per studenti stranieri. Si tratta per il nostro paese di un periodo difficile, cioè quello di Tangentopoli e delle proteste contro la cattiva politica. Qui proprio nasce la passione per il giornalismo della Gebran, con le prime collaborazioni sulle pagine dedicate alla politica estera, con il resto del Carlino, Il Giorno, Il Messaggero e La Nazione, e poi via via con diverse testate giornalistiche televisive. In tale contesto maturano le sue esperienze e le sue competenze di politica estera, approfondite e appassionate, sino a quando nel maggio del 2017 viene chiamata a introdurre Barack Obama al Global Innovation Summit, prima apparizione pubblica dell'ex presidente in Europa, dopo il termine del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Ancora in Italia ricopre per diverso tempo il ruolo di docente a contratto di politica internazionale presso l'American University di Roma, dove si spende per istituire un programma di borse e di studio destinato ai rifugiati stranieri. Il programma, ancora oggi attivo, attualmente finanzia la retta di 6 studenti. Nel 2017 l'American University di Roma le conferisce il dottorato in scienze umane honoris causa. Nel 2019 fa parte del Consiglio per la parità di genere al G7, un organismo cioè rilanciato dal presidente francese Emmanuel Macron. Nel 2021 modera il primo incontro preparatorio del G20 di Roma, nella cui agenda viene inserita la questione relativa alla parità di genere. Scrive molto la Gebran in questi anni e scrive, mi verrebbe da dire in maniera militante, soprattutto sui limiti dei regimi autoritari e la necessità che le istituzioni democratiche si conformino ad una logica che garantisca la formazione di una società più giusta, entro cui venga sconfitta ogni forma di discriminazione. Attenta osservatrice della società e della politica, e particolarmente della realtà statunitense, italiana e medio orientale, a cui dedica molti dei suoi articoli di interventi,
La Gebrel va declinando il suo impegno a favore delle posizioni femministe, che identifica non con le prese di posizione di tipo ideologico, ma con le reali questioni che attengono alle differenze salariali, al diverso peso che le donne hanno nella rappresentanza politica e nei ruoli dirigenziali di vertice delle amministrazioni pubbliche e delle grandi aziende private. Insomma, scrive la Gebrel, di una questione che ha molto a che fare con la necessità di una maggiore giustizia sociale. Vi è poi, e direi soprattutto, il problema della violenza sulle donne, che la Gebrel giustamente individua quale elemento che attiene all'esistenza ancora diffusa nel mondo, con graduazioni diverse a seconda del livello di affermazione delle istituzioni democratiche, di società largamente patriarcali, all'interno delle quali le donne ricoprono un ruolo marginale e sono nella condizione di soggezione fisica e psicologica rispetto agli uomini. Combatte le sue battaglie femministe la Gebrel anche attraverso l'impegno di scrittrice e saggista, muovendosi tra il racconto autobiografico e quello che attiene alla turbolente vicenda della terra in cui è nata, denunciando la condizione di disparità delle donne e quella degli immigrati. Del 2004 è il suo primo romanzo, La strada dei fiori di Miral, più volte ristampato, che viene tradotto in 8 lingue e da cui viene tratto un film. Narrazione lucida di un Medio Oriente dove, come evidenzia la Gebrel, non esiste spazio per l'immaginazione, dove ogni singolo giorno puoi solo raccontare quello che hai visto coi tuoi stessi occhi. Nel 2017 esce il saggio sul divieto di soggiorno, in cui descrive la condizione degli stranieri in Italia attraverso una lunga serie di interviste che fanno il punto sui temi caldi della religione, del lavoro, dei diritti delle donne, del sesso, delle eredità culturali. Del 2020 il romanzo La sposa di Aswan, dove torna ancora sul tema del Medio Oriente, sulla guerra e sulle donne, che sono sempre donne in fuga, che sono sempre donne, come i fiori di Miral, che sbocciano a migliaia a bordi delle strade, ma che nessuno sembra vedere. Del 2021 è l'ultimo suo lavoro, Il cambiamento che meritiamo per i tipi di Longanesi, dove la Gebrel ricorda l'episodio della violenza subita dalla propria madre, ma soprattutto ripercorre e racconta varie voci di donne che negli ultimi decenni hanno combattuto per i diritti e per la libertà, evidenziando le diversità che esistono tra un paese e l'altro. Chiaro è il suo punto di vista sugli obiettivi di fondo da raggiungere: la denuncia delle discriminazioni e la battaglia per un mondo libero, in cui nessuno prevalga su nessuno, in cui ciascuno e ciascuna sia libero di esprimere se stesso, di arrivare dove vuole, di costruire ciò che vuole. La questione non è dunque quella, come molti uomini temono, di favorire le donne, ma che nessuno, ivi comprese le donne, sia messo a tacere o relegato in disparte. Si tratta di argomenti su cui ogni persona di buonsenso può convenire, ma che purtroppo ancora oggi non trova il necessario riscontro anche nelle progredite e democratiche società occidentali. Se è vero come è vero, per esempio, che nel nostro paese, ancora prima della pandemia, quasi una donna su tre, compresa nelle fasce d'età superiore a 16 anni, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza di maggiore o minore gravità. Se l'Istat stima nell'ordine di 1,5 milioni le donne che hanno subito nel corso della loro vita lavorativa un ricatto sessuale, e in circa 4,5 milioni quello che hanno subito una qualche violenza psicologica all'interno della coppia. Sono numeri molto alti, seppure approssimati per difetto alla realtà, che durante gli anni della pandemia, peraltro, sono cresciuti ulteriormente. L'ONU stima che in questo periodo le violenze sulle donne siano quasi raddoppiate e assieme ad essi i femminicidi. Non possiamo qui non volgere il nostro pensiero a Lorenza Quaranta, giovane studentessa di medicina della nostra università, vittima anch'essa di femminicidio. Non si può tacere sulle donne afghane, i cui diritti appena acquisiti sono stati di colpo cancellati dopo anni di lotte e di conquiste civili. Occorre che l'Occidente stia accanto a queste donne, occorre che tutte le donne afghane abbiano la possibilità di istruirsi e di autodeterminarsi. Purtroppo,
Ancora in diverse altre parti del mondo, in troppe parti del mondo, il destino delle donne sembra però segnato sin dalla nascita dalla specifica connotazione di genere. Purtroppo, ancora regimi intolleranti sulla base di ideologie politiche o religiose determinano condizionamenti di inaudita discriminazione verso le donne e più in generale verso i loro cittadini. Ma è qui anche da evidenziare, come ormai già da diversi anni, complice il concorrere di cause diverse tra di loro e di ordine politico e di ordine economico e sociale, sia diminuita anche nelle società occidentali la più generale propensione e disponibilità ad integrare ed accogliere chi ha maggiore necessità. Tutto ciò costituisce un pericolo per le nostre democrazie, rendendole più fragili ed esposte a rigurgiti di razzismo e xenofobia. Occorre sconfiggere quelli che oggi appaiono come pericoli maggiori per la nostra società contemporanea: la discriminazione, l'ignoranza, l'esclusione, l'odio, la violenza. Di tutto questo la dottoressa Rula Gebriala si è fatta interprete nel corso della sua carriera e della sua vicenda umana, se posso dire. Oggi Rula Gebriala continua a svolgere la sua attività professionale come opinionista politica e spesso ospita in televisione sulle reti statunitensi e in quelle di molti altri paesi. Collabora come editorialista per il New York Times, il Washington Post e per riviste come Foreign Policy, Newsweek e Time. E insegna giornalismo e comunicazione all'Università di Miami, continuando a distinguersi nella lotta a favore della parità di genere e contro ogni forma di discriminazione. È per questo insieme di motivi che ho cercato di sintetizzare per quanto possibile mi è stato, magnifico rettore, che il collegio di dottorato, cui mi onoro di appartenere, ha proposto a lei e agli organi accademici il conferimento alla dottoressa Rula Gebriala del dottorato honoris causa in scienze politiche. Grazie.